Buongiorno e ben ritornati sul mio canale. Oggi è sabato mattina e sto uscendo per andare nuovamente dal meccanico. Negli ultimi vlogs mi avete visto tribulare con la mia macchina, però è da circa un paio di giorni che sono senza macchina. Comunque finalmente oggi stiamo andando a cambiare le ruote, la ruota che mi ha dato problemi per un sacco di tempo. Niente, stamattina ho ricevuto la traduzione del mio certificato di nascita. Non ci ha impiegato molto, diciamo che stavo parlando con la traduttrice ieri pomeriggio e stamattina già mi è arrivato, quindi perfetto. Se avete bisogno di qualche consiglio a riguardo di questa cosa, vi lascio magari il nome della traduttrice. Fatemelo sapere se vi interessa, se vi serve una cosa del genere. E niente, ho un po' paura a guidare la mia macchina oggi perché ho le ruote completamente... la ruota completamente bucata, quindi dovrò guidare molto molto piano. Mi ha detto di essere lì alle 11, sono le 11 meno 10, sono le 10 meno 11, vabbè, mancano 10 minuti alle 11, non mi viene bene come si dice la cosa, quindi guiderò pianissimo, ma ci metto per esempio letteralmente 2 minuti per arrivare lì e quindi speriamo in bene. Come vedete questa è la mia ruota completamente bucata. Quindi sarà una cosa interessante guidare fino a lì. Fortunatamente non ci sono in giro tante persone, però sto guidando letteralmente pianissimo. C'è un rumore assurdo, adesso non so se lo riuscite a sentire, però guidare con le gomme bucate è un grandissimo scoccio. Non so neanche quello che voglio dire. Oh my gosh, che vita ragazzi. Allora, sono arrivata e ci ho impiegato letteralmente 2 minuti per arrivare, anche se ho guidato pianissimo, e adesso mi sto mettendo a posto la ruota. Spero non debba rimanere per troppo tempo perché non ci voglio di stare così in piedi in mezzo alla strada, però ha detto che questa ruota è da buttare perché è veramente piatta. Missione compiuta, adesso sto tornando a casa. Sono felicissima di avere delle ruote nuove. Non avete idea di quanta ansia avevo per tutto questo tempo per quanto riguarda questa ruota, perché non potevo guidare la macchina, non potevo andare da nessuna parte e dava un fastidio assurdo. Non che dovessi andare da qualsiasi parte, anche perché a casa abbiamo tutti la macchina, quindi se dovevo essere portata da qualche parte qualcuno in famiglia mi avrebbe aiutato, però è il fatto che non potevo letteralmente prendere la mia macchina e guidare se avevo voglia di andare a guidare. Però questa cosa è stata risolta e quindi sono contenta. E niente, questo adesso sono più o meno le 11:15, quindi come ho detto non ci ho impiegato molto. Adesso starò a casa per rilassarmi un attimino e poi devo riuscire di nuovo perché ho un appuntamento col mio work coach. Oggi è sabato, è un po' strana come cosa, però devo andare lo stesso e quindi vi porterò con me sicuramente. Ok, sono uscita di nuovo, adesso sto andando a vedere il mio work coach. Devo camminare per una ventina di minuti, ma sto cercando di darmi una mossa perché sennò arriverò in ritardo. Ho l'appuntamento alle 2, sono le... è l'1:40, quindi devo darmi una mossa sinceramente. E niente, oggi ho anche pubblicato il video dove parlavo del rinnovo del mio passaporto e sto ricevendo tantissimi commenti a riguardo di questa cosa e non so se ridere o piangere perché fa capire che la situazione del rinnovare il passaporto italiano è una cosa complicata. Infatti tanti di voi mi stanno dicendo che anche voi vi siete trovati in una situazione abbastanza stressante, però è una di quelle cose che dobbiamo fare, quindi non c'è via di uscita. Ho finito il mio appuntamento, adesso sto tornando a casa, mi ha tartassato di domande. Letteralmente sono rimasta lì per mezz'ora quando sarebbe dovuto essere un appuntamento o un meeting di più o meno 10-20 minuti. E niente, mi fa male il piede in questo momento, sto camminando da tantissimo e non vedo l'ora di sedermi a casa perché non so perché mi fa male il piede. Però yeah.
una cosa che mi fa ridere è che in pratica abbiamo dei vicini di casa nuovi al piano di sopra, sono simpatici e tutto, ma fanno un casino assurdo. E quindi la notte, vi giuro, non so che cosa fanno, se suonano i tamburi, non ho capito che cosa fanno la notte, però ogni notte fanno un rumore assurdo. Il punto è che siccome sono simpatici, ti viene da dire, dico qualcosa o non dico niente. Voi che cosa fareste in una situazione del genere? Perché vi giuro, il rumore è assurdo. Buongiorno, oggi sta piovendo e sto andando verso il supermercato per comprare due cose da bere. In realtà sto comprando del vino e del prosecco perché è il compleanno di mia mamma martedì, se non mi sbaglio, martedì o mercoledì. So la data ovviamente, però non so il giorno. E quindi sto andando a comprare una parte del regalo. Oggi, scusate la mia parrucca, ma ho tolto le treccine che si mettono sotto la parrucca e devo andare a rifarle, mia mamma me le deve rifare, e quindi ho la parrucca in una condizione indecente perché ho i miei capelli naturali senza la treccia sotto. Però andremo a risolvere questa cosa molto presto, non vi preoccupate. Comunque vi devo dare un aggiornamento a riguardo del ragazzo su cui avevo fatto lo story time qualche settimana fa. In pratica ce l'ho ancora su WhatsApp, e non so se sapete, ma su WhatsApp si può mettere lo status, è l'equivalente alla storia che si mette su Instagram. E in pratica ieri ho guardato il suo status e ha pubblicato una foto di lui insieme ad una ragazza con sottoscritto "Mi amor". Quindi questo ragazzo, boh, diciamo che non ha sprecato tempo. Però questa cosa mi fa ridere perché ancora non l'ho perdonato, per avermi fatto uscire così presto la mattina. E niente, al supermercato sicuramente ci sarà un sacco di gente, perché è sempre così durante il weekend. E niente, andiamo a vedere quello che hanno alla Morrisons, un supermercato a cui non vado quasi mai, però è qui vicino a casa rispetto alla Lidl, quindi andiamo lì oggi. Adesso sto tornando a casa sotto questa pioggia e adesso andrò a rifarmi le mie treccine per la parrucca, perché il modo in cui c'ho su questa parrucca non è una cosa bella, devo dire la verità. E niente, al supermercato ho visto che hanno pure già le uova di Pasqua, un po' presto, però è normale. Mi sembra che era tipo Natale ieri, quindi fa un effetto un po' strano già vedere le cose di Pasqua. Sto uscendo di nuovo e questa volta sto uscendo con mia sorella. Non ho ancora fatto le treccine per la parrucca, però le rifarò quando torno a casa. E niente, adesso stiamo andando al centro commerciale a comprare un'altra parte del regalo di mia mamma, e quindi ho pensato di portarvi con me. Stiamo entrando dentro, come al solito c'è un sacco di gente, però credo sia normale per essere un weekend, come ho detto prima. Continuo a ripetere le stesse cose. Comunque il piano è quello di andare da Zara, da Primark, H&M e poi vedere un po' in giro quello che hanno. Siamo entrate da Zara ma non avevano niente di che, quindi adesso stiamo cercando Primark, dato che non ci veniamo da un sacco di tempo. It's a no for me. Ragazzi,
siamo dovuti ritornare alla macchina per lasciare i nostri sacchetti perché erano troppo pesanti. Ed in più, dentro al centro commerciale fa caldissimo, quindi mia sorella aveva bisogno di lasciare giù la giacca. Però adesso mi sento così libera, vi giuro, non mi fa male tutto il collo per quanto erano pesanti i sacchetti. Però adesso mi sento molto molto meglio, meno male. All'ultima tappa di oggi, che è la Lidl.